No. "92 punti per Travaglia, 90 per Deila. Questa è la situazione di un campionato due litri Ferodo in cui i giochi sono ormai ristretti ai due della Peugeot, ai quali non è sfuggita nemmeno una delle 8 gare finora disputate. A Ceccano è stata la volta di PG Deila, che combinando la terza affermazione stagionale col contemporaneo ritiro di Travaglia, ha accorciato le distanze e soffia ormai direttamente sul collo del compagno di squadra, al quale nell'immediata vigilia l'Axai aveva restituito la vittoria di Aosta, riconoscendo un errore nella fiche compilata dalla casa madre e soprattutto la buona fede dell'Autosport Italia. Travaglia che inizia contratto e tocca dopo sole 5 prove, Deila che invece di prove ne vince addirittura 8 su 12 e nonostante questo deve soffrire fino alla fine, complice la frizione ormai alla frutta, per avere ragione di un sempre più concreto e impeccabile Luca Cantamessa. Questa è la sintesi di un rally nel quale Alex Fiorio si è visto sbattere per l'ennesima volta la porta in faccia dalla dea bendata ed è stato un vero peccato perché questa volta la sua BMW 318, tempi alla mano, sembrava davvero in grado di portarlo direttamente sul gradino più alto del podio. Miglior tempo nelle prime due speciali, poi un attimo di comprensibile disorientamento causato dall'incontro con una vettura privata entrata in prova chissà da dove, quindi un altro successo e infine i sogni di gloria sbriciolati assieme agli ingranaggi del cambio. Autentico leone del rally di Ceccano, questa volta Alex ci è andato veramente vicino e l'appuntamento con la prima vittoria della sua berlinona dalla livrea tricolore è ormai soltanto rimandato. Ma parlando di leoni non si può non parlare di Andrea Maselli, che vincendo per la quinta volta il gruppo N con la Opel Astra ha messo ben più di un'ipoteca sul titolo di categoria. Libero dall'assillo del rivale Biasiotto, ma con diversi locali decisi a ben figurare, in questa gara il sanremese aveva molto da perdere e poco da guadagnare, ma senza farsi troppi problemi ha messo tutti in riga, nonostante un inizio a dir poco sconcertante, che lo ha visto compiere ben due dritti nella prima prova speciale. Anche per il due litri adesso è tempo di vacanze, a fine agosto andrà in scena il rally delle Alpi Orientali, dove un eventuale successo di Travaglia metterebbe la parola fine a qualsiasi discorso di campionato, sempre che Deila... Undici edizioni nella palestra dei nazionali della Coppa Italia e poi il grande salto nel calendario tricolore. Il rally città di Ceccano ha retto complessivamente bene al passaggio di validità per il campionato due litri, grazie alla competenza dei suoi organizzatori e alla passione di un'intera città che, seguendo un impercettibile tam-tam, al momento giusto, si stringe in massa attorno al suo rally e ai suoi protagonisti, regalando a tutti indistintamente un autentico bagno di folla. Le immagini della partenza, data allo scoccare della mezzanotte dal piazzale Europa, con le macchine da corsa che sfilano tra due muri di folla, riportano direttamente a gare come il Portogallo, il Sanremo e la Targa Florio, nelle quali il pubblico è un elemento essenziale e irrinunciabile. Ma questo successo e questo calore hanno anche un rovescio della medaglia, che i big della serie tricolore, scesi in ciociaria, non hanno mancato di sottolineare alla vigilia della gara. Pur apprezzando il percorso impegnativo e selettivo, Travaglia, Deila, Fiorio e Cantamessa hanno infatti puntato il dito contro un paio di tratti cronometrati, a loro dire critici sul piano logistico, per via dei troppi bivi e delle troppe abitazioni da tenere sotto controllo. Una gara molto difficile, penso la gara più difficile del campionato, molto stretta, passava molto nelle case. Avevamo un po' il timore del pubblico perché passando molto in mezzo alle case eravamo un po' terrorizzati tutti, però direi che si è comportato benissimo. Penso che Alex sia l'unico che abbia avuto dei problemi perché ha trovato una macchina nel suo senso, però insomma da parte mia devo dire che il pubblico è stato meraviglioso. Detto questo, la gara, resa ancora più impegnativa dallo svolgimento in gran parte notturno, è piaciuta un po' a tutti e l'ospitalità e la passione dell'intero comprensorio di Ceccano hanno aggiunto quel qualcosa in più che trasforma una normale competizione automobilistica in una vera e propria festa.